ai caffè c'è ansia i nostri soldati sono stati accolti a balaclava dal colera una falcidia prima ancora di iniziare l'operazione muore il generale la marmora mentre si prodiga per i suoi soldati i dissenzienti a Torino hanno di che farsi valere ma un giorno un bollettino trionfale. Il piccolo provato esercito piemontese fa prodigi di valore alla cernaia. Il 16-8 vincono a, a Calicoi. Si invertono le parti nel gridare la vittoria. Sebastopoli è presa. Le azioni di Cavour salgono rapidamente nei caffè e alla camera. Bisogna rendere omaggio al suo talento e soprattutto alla sua audacia. Egli può prendersi ora tutte le rivincite, soprattutto perché con la vittoria della Cernaia è stata vendicata la fatta a Novara. Aveva ragione la nostra acuta marchesa quando diceva nel maggio del 53. Io credo che si debbano vincere le antipatie quando si tratta di qualcuno che può rendere grandi servizi al paese. Il mondo è pieno di persone e anche di personalità che si lasciano trascinare dalle simpatie e dalle antipatie. Costoro naturalmente io non li giudico uomini di Stato. Tuttavia l'estrema sinistra di Broferio, Bianchi Giovani, Valerio non si rassegna nell'eventualità che l'Inghilterra voglia proseguire la guerra in Oriente, si scaglia contro la possibile formazione di una legione anglo-piemontese, definendola una forma di schiavismo, mercato d'uomini. Così l'atmosfera si fa di nuovo tesa, specie fra gli esodi veneti tra cui il Tomaseo che era venuto a rifugiarsi qui e qui continuava ad applicarsi ai suoi studi letterari e filologici. Con Daniele Mannina, esula a Parigi e convinta il repubblicano che aveva cacciato da, da Venezia il Prati per le sue idee monarchiche. Il Tomaseo era in continuo contatto epistolare, per cui Mannina seguiva con ansia gli sviluppi della situazione piemontese. Egli vedeva che questa monarchia da sabauda andava sempre più facendosi italiana, e in vista di ciò era anche meritevole. In caso di sacrificare un'ideologia, se era capace, cioè, di far trionfare l'idea italiana. Sarà mica quel manina che ha dato il nome alle nostre piazze. Egli perciò scriveva nel febbraio del 56 ai democratici di Torino, adagio per carità, vediamo di non rovinare il Piemonte senza salvare l'Italia. Cabure è una grande capacità e di una fame europea. Sarebbe grave perdita non avere alleato. Sarà un gravissimo pericolo. Credo bisogna spingerla, non rovesciarla. Bisogna manovrare a, a, a formare l'opinione. Quando l'opinione sarà formata, sono persuaso che ne, che ne farà la, la norma della sua condotta. Siamo giusti: la monarchia piemontese non può sguainare la spada e gettare il fodero finché. Non, non sia sicura del concorso leale di tutta la nazione. Pace, pace fra noi. Se vogliamo che un giorno riesca tremendo ai nemici d'Italia il grido di guerra. Il Rai Cabur, accompagnati da un giovane alunno del Ministero degli Esteri Costantino Nigra, compiono un viaggio ufficiale andando a trovare i loro alleati inglesi, con i quali, dopo aver combattuto, si dovranno sedere al tavolo della pace a Parigi. I rappresentanti piemontesi come saranno accolti. Un giorno un bollettino trionfare, il piccolo approvato esercito piemontese fa prodigi di valore alla cernaia.